sempre allerta sta, ogni allarme lui è già là, sempre pompiere super jet, in sei secondi fa tu a lei, sulla scena c'è Sam, il pompiere, col camion da Sam, il pompiere, puoi crederlo è un grande piccolo eroe. È una calda giornata d'estate e Sara e James hanno persuaso Sam a giocare con loro a cricket. Va bene, faccio l'ultimo lancio e poi me ne vado. No! Devi fare perlomeno 100 punti prima di andartene. Tanto io riuscirò a batterti prima, stai tranquillo. Non esserne troppo sicuro, James. Ecco il mio super lancio, prendilo se ci riesci, no? È fuori, zio Sam! No! Le mie belle begonie della Patagonia! Avete perso qualcosa, voi due zuccherini? Scusi, signor Evans, grazie. Sapete che vi dico? Sono più bravo io di un vero giocatore di cricket. Ora vengo a fare una partita con voi. Bene, vediamo cosa sa fare. Beh, visto che è in arrivo un altro giocatore, io me ne posso andare. Grazie, Trevor. Ci vediamo? Io vado a suonare con la banda. E credetemi, ragazzi, fare il musicista è molto più difficile che fare il pompiere. State attenti, ragazzi. Adesso vi mostro come si fanno un centinaio di punti in pochissimi minuti. Sto uscendo, ciao mamma! Oh. Attento, non sai che i pompieri hanno la precedenza? Certo, pompiere Sam, però lei non ha messo la sirena. Che cos'hai lì? Questo, niente, è il vecchio telescopio di mio padre. Vuole dargli un'occhiatina? Ma certo, perché no? Può vedere anche le stelle con questo. Davvero? Vediamo un po'. Indovina cosa vedo. Quello è Giove. Vede Giove? Accidenti, ma non si può vedere Giove di giorno. Giove per caso ha la barba? O ha la barba o è il professor Smith del terzo piano. Perché ridi? Hanno la barba tutti e due? Chi è che ha la barba? Come te lo sei fatto l'occhio nero? L'occhio nero? Ah, ecco. Probabilmente come te lo sei fatto tu. Oh, santo cielo. Cos'è? Mi è colato giù un po' di rimmel. Dovrò cambiare marca. O non usare il lucido da scarpe. Lucido da scarpe? Norman! Dovresti ringraziarlo, anziché il lucido poteva metterci il vetriolo. Non suggerire, o domani me lo mette nella minestra. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Oh, che disastro. Basta, basta, per carità. Silenzio, per favore. Signore, scusi, ha detto qualcosa? Cridlington? Lo sappiamo che la musica moderna aggredisce, è dissonante, fastidiosa, ma il carciofo innamorato lo conoscono tutti. È un pezzo melodico. Scusi, sarà perché i carciofi non riesco a digerirli. Forse perché ci metti troppo aglio. Smettetela, ragazzi. Proviamo di nuovo, signore? Provare è la parola magica, pompiere Morris. Attaccate dopo due. Ma, Cridlington, non ci senti? Non ho ancora detto nemmeno uno. Uno, due. Oh, che disastro! Oh, santi numi! Questo si è... si è, come dire, leggermente sfondato, scusate. Forza, Sara, datti da fare! Hai davanti il miglior giocatore di cricket della Contea del Galles. Temo che non riusciremo ad eliminarlo. Bel colpo! 6 punti, signor Evans. Signor Evans, guardi dove è finita la nostra palla, ora come si fa? Oh, mi dispiace. Vado subito a prendervela.
È una sciocchezza. Ora vedrete come si fa. Ecco qua. Io non mi fiderei di quella vecchia scala. No, la scala va benissimo. Guardate bene. Adesso vado sul tetto e la prendo. Oh, corbezzoli, mi ero dimenticato che ho sempre sofferto di vertigini. Lasci perdere, venga giù, signor Evans. Oh, lo di certo, finché non avrò preso la vostra palla non scenderò. E tu vieni qua. Oh, ma che dispettosa. Oh, eccola, sta arrivando, ragazzi. L'ho presa! Eliminato, signor Evans! No, ti sbagli! Sul rimbalzo non vale! Non si muova! Ora vado subito a chiamare i pompieri! Si tenga forte alla grondaia! Ci provo, ma non credo che potrò resistere a lungo! La grancassa è riparata, signore. Quando vuole, noi saremo pronti, signore. Ah, sì? Molto bene! Attaccate dopo il 2. Il 2 viene subito dopo l'1. Hai capito bene anche tu, Crillington? 1, 2. Ma chi è che stona? Oh, l'allarme! Tutti ai vostri posti! Pompiere Sam, io vado al fax. Coordina le operazioni. C'è un uomo bloccato sul tetto. Tutti pronti ed equipaggiati, signore. Bene, muoviamoci. Venite, presto! Il signor Evans è bloccato sul tetto! Strano posto per giocare a cricket. Preparare la scala! Allungare! Bene, appoggiare al muro! Ma io non ce la faccio ad arrivarci. Coraggio, Trevor, ce la puoi fare. Insomma, Trevor, sei un pompiere ausiliario oppure no? Che figura ci facciamo? Sì, ma io soffro di vertigini e la scala è lontana, non ci arrivo. Oh, non guardare in basso, Trevor, non guardare in basso. Trevor, per cena ti ho preparato spaghetti alla bolognese come quelli che fa Bella. Levatevi di sotto, ragazzi, arrivo subito. Bene, vedo che ci siamo esercitati poco con la scala, vero, pompiere ausiliario Trevor? Ha ragione, signore. Problema risolto, signore. Già, ma come si fa col concerto di domani? Io avrei un'idea, signore. Se posso lavorare questo pomeriggio a una mia invenzione, sono sicuro che domani potremo cavarcela. Che musica! Mi pare l'orchestra del San Carlo di Napoli. Guarda che roba! Una macchina che fa la musica. Che imbroglioni! Che bel concerto! Bravi! Bravissimi! Bis! Bis! Siete stati bravi! Bis! E bis! Sia! Per le strade un gran via vai, sem passando fa vai vai. C'è chi sta aspettando che corri sem sul corriale. Scena c'è Sam, il pompiere, col camion da Sam, il pompiere, puoi crederlo,